olimpica, perché è stata inserita nella prossima Olimpiade, abbiamo anche lo skateboarding. Ecco, io vedo una panoramica così, chiaramente poi tutte le altre, anche a Piazza delle Erbe, avremo un'altra società che farà ginnastica, un momento, mi fermo, cioè, domenica pomeriggio, in contemporanea al pattinaggio, qui al Piazza del Comune, un festival delle arti marziali. Sul tatami si succederanno tutte le società della Federazione della Fisica e altre palestre che non sono a noi affiliate, ma comunque anche queste si esibiranno quando sarà mattina o pomeriggio. Comunque qui leggete di tutto e in modo che vi sia chiaro del tipo di programma. Niente, io spero, anzi non è che spero, sono certo, grazie alla collaborazione delle federazioni che hanno partecipato, giù a Piazza San Lorenzo domenica mattina avremo la federazione calcio che organizza un torneo per i bambini esordienti di primo anno, hanno invitato 8 società, giocheranno sui sabbietini, però è bello perché significa tornare alle antiche tradizioni quando noi bambini giocavamo sulle piazze, sui giardini, per la strada, e quindi oggi quando dico se fanno male è una stupidaggine, perché all'epoca ci facevamo male ma faceva bene farsi male. Per cui anche in quel torneo è importante, organizzato dalla provincia, dalla delegazione provinciale della Federcalcio, e quindi ecco, questo un po' è l'aspetto. A Piazza del Sagrario ho visto che hanno già montato una tenda, non è così grande come c'era stato detto, molto più piccola, dei militari, della scuola militare, lì una verrà utilizzata dalla Curia per il giubileo della Misericordia, quindi da sabato fino al 15 di ottobre sarà presente questa tenda, perché faranno delle funzioni religiose, non so per cosa servirà, per cui abbiamo unito la cultura, lo sport e la religione, tutto, quindi è completo il quadro. E ogni tanto andremo a pregare per essere tranquilli che tutto va bene. Quindi io mi punto dal punto di vista. Grazie, grazie. Sentiamo anche Marina Centi. Allora, intanto saluto tutti e vi ringrazio per questa, diciamo, dell'accoglienza che ogni anno ci fate, e ringrazio anche il nostro delegato Alessandro Pita, perché vi ha fatto una bella panoramica, ma io vorrei aggiungere un'altra cosa, una cosa favolosa, importante. Alessandro, Eva, noi abbiamo avuto oltre 750 famiglie che sono venute da noi, che ci hanno scelto come organizzazione. È un qualcosa di fantastico. D'estate abbiamo avuto per 5 settimane di ragazzi, bambini, di terra, di Sogliano, di Vignarello, di Tadda, ogni dove sono venuti, e in realtà hanno capito che in questa nostra realtà, in questa nostra squadra, loro trovano la loro dimensione. È questo che io volevo dire, perché è la nostra attenzione, è vero quello che diceva, grazie a chi ama, perché noi stiamo facendo, e grazie al delegato, perché con questa dinamicità veramente non siamo mai, io, Sonia e tutto lo staff, non siamo noti fermi, mai fermi, altri ironici, però è un qualcosa di bello, perché praticamente questa promozione, che tra l'altro fa parte della mission del CONI, promuovere, e ci porta, adesso che da anni ormai è cambiata la formazione di questo staff all'interno del CONI, a fare cose sempre in continuazione, ma nessuno lo scrive, nessuno ne parla, nessuno porta in risalto queste cose, perché giustamente se voi non le sapete le cose, noi non abbiamo la forza, cioè, perché le mani sono due, le teste sono poche, e quindi ovviamente diventa pure complicato. Quindi è proprio stato importante questo incontro, perché con questa panoramica voi avete avuto modo di capire durante l'anno che enorme lavoro c'è dietro un CONI per essere diventato di un'unica unità. Cioè, io sono l'unica persona che da anni, 3 anni e mezzo, è al CONI e il delegato. Quindi veramente devo dire, ringrazio questo, ringraziamo lo staff che a livello non di volontariato, di più, il coordinatore tecnico Adriano Ruggero,
Giancarlo Bartocci che io pure la notte, se lo chiamo, lui alza il telefono e fa, è vero che mi chiamano pure a me alle 11 a mezzanotte, ma sicuro, è uno staff veramente un, diciamo unito, coeso, la nostra collaboratrice Sonia che è fantastica, nel senso che abbiamo delle persone, adesso non sono qui altre due perché sono insegnanti come il coordinatore, Loredana Lauropoli, Oliviera Rosalba, bisogna dire queste cose perché alla fine questo gran lavoro fatto da gente veramente di cuore e col volontariato che oggi come oggi non esiste. Non esiste più. Soprattutto quello che è importante dire è che nel nostro staff è vero che siamo una famiglia, ma perché tutti la pensiamo in questo modo, cioè bisogna comunque creare una situazione o qualcosa di bello per i bambini in maniera serena, perché oggi come oggi vediamo tutti quanti che litigano, tutti quanti che cosa diceva Nelson Mandela, che l'educazione può cambiare il mondo, per me anche lo sport lo può cambiare. Grazie alla professoressa Centi e lasciamo ora la parola al presidente della Fondazione Gavi, il dottor Mario Monti. Semplicemente sono qui per esprimere di vicinanza e simpatia, io non ho impegni diretti di organizzazione con voi, naturalmente la Fondazione individua il possibile cercare anche di essere vicino, di agire rispetto a una manifestazione come questa, di cui in dettaglio abbiamo percepito un po' tutti l'importanza e il significato, in particolare pensando alle categorie di persone verso cui questa specialmente diretta. Noi, non so se tutti lo sanno, noi le fondazioni nel loro insieme, tutte le fondazioni hanno col CONI un protocollo di intesa indirizzato appunto a sostenere la comunità sportiva. Poi ognuno la interpreta nei limiti delle sue possibilità. Certamente, come voi sapete, noi non sosteniamo direttamente l'attività sportiva di società e organizzazioni, però in qualche modo aiutiamo, diciamo, per esempio, al mantenimento delle determinate strutture. Questo l'abbiamo fatto, che è stato anche di recente, specialmente quando si tratta di strutture di proprietà pubblica, ovviamente in questo caso del campo. Penso che so, il campo della Milandina non è della Milandina, è un comune di Milano, possono qui in qualche modo può dare un aiuto a migliorare, eccetera, fa parte un po' del tipo di iniziative che noi vogliamo e sosteniamo. Con questo vi però andare oltre, fatto un successo che si ripete, magari si ripete ancora di più, che si rinnova. Grazie dottor Putti. Sì, ascoltiamo adesso il sindaco Leonardo Michelini. Sì, da una parte contento che confermare quello che è stato detto ovviamente da tutti, in modo particolare anche dal Pino di Iacone, ma insomma mi sembra che sia chiaro che lo sport, o meglio, questo festival dello sport si regge grazie a tutta l'azione di organizza, e grazie alla bella struttura del CONI, grazie al delegato, grazie un po' a quello che tu avete messo in piedi, che grazie a funziona. Quindi c'è un po' di cose che funzionano perché dietro questo sistema, questo settore sono le persone appassionate. Questo secondo me è la premessa. E io non posso confermare che il delegato Mica ha un ruolo importante in questa struttura, direi fondamentale, e soprattutto è una persona che ama lo sport, ama insomma, vedere le piazze piene di giovani, di ragazzi che in virtù dello sport si ritrovano in questo periodo dell'anno, ormai questa quarta edizione, io devo dire sono stato beneficiato. Attenzione, è un lavoro molto singolo e credo che senza grandi aiuti, anzi con pochi aiuti, Pica riesce a fare questa cosa e con l'evidente mi auguro che l'assessore Eriaco che sta parlando con il diritto di Valenti, non so dire cosa, insomma, accorga questa mia indicazione oppure obbligo, no, facciamo un po' insieme. Obbligo per redigere
questa benedetta convenzione con i cogli di Nero. Quindi lui. Beh no, io purtroppo non è che mi metto a scrivere questa cosa, guarda male. Vedo che questo secondo me è scritto, quindi deve essere ovviamente accurato. Non so se serve la relazione di natura, appunto. Sicuramente, visto che siamo alla partenza, questo aspetto convenzionale. Perché? Perché la convenzione che ha là di tutto, insomma, mette un riferimento a chi fa con certa credibilità. Allora, non è questo un intervento spot, un intervento che è andato mai alla partenza, e quindi ci tengo affinché resti anche a seguire, ovviamente, perché mette le persone nel cuore della città con il sorriso sulla bocca e quindi con il divertimento, con la passione, con l'attività fisica, insomma con tutto ciò che rappresenta. Ma sì, io credo che portare le persone in comunità, una volta con il motivo dello sport, un'altra volta magari con altri motivi, secondo me sempre un aspetto molto positivo. Mi ero segnato prima qualche cosa che ha detto Tiga e che io condivido pienamente. Lo sport è cultura. È cultura sotto ogni punto di vista, è cultura alimentare, è cultura fisica, consente anche di fare una prevenzione rispetto diciamo a situazioni magari che possono essere così precarie, di salute, di città che possono venire fuori dall'assenza di movimento, di attività fisica, soprattutto nel gioco, insomma parlo dell'obesità, non dico la cosa più evidente. Per cui invitare i giovani, soprattutto quelli giovanissimi, a frequentare i campi, non frequentare i campi, no? Oggi ci sono le palestre, ovviamente le proposte, troppo scuole, che vogliono qualche cosa, diciamo a frequentare ambienti dove si cerca di la sportiva, di relativo, e quindi ecco, questo tipo di frequentazione di attività fisica secondo me fa molto bene alla formazione del ragazzo, dal punto di vista anche, posso dire, di mentale, quindi di preparazione anche del carattere, ma anche dal punto di vista fisico, è stato detto, e credo che questo dovrebbe essere abbinato proprio con una cultura alimentare. Che favorisce ovviamente la crescita sotto ogni punto di vista e può prevenire anche qualche cosa di spiacere dal punto di vista oltre che fisico, dal punto di vista anche diciamo di quella che è la finanza pubblica, perché poi la spesa generale è un costo di un supporto che in qualche modo, ma almeno in alcune patologie, può essere anche ricordato proprio grazie all'attività fisica che fanno i giovani. Ovviamente mi fa piacere sapere di tutte queste strutture che io sinceramente adesso non avevo sott'occhio, ma me le sono appuntate, e questo fa piacere perché già sapere che alcune idee diciamo ciò di impianti sportivi, la propria di foreste e poi di tutto quello che riguarda il privato, indubbiamente fa ritenere che questa città è attrezzata, o meglio, è provvista perché è attrezzata, perché alcune forse di queste strutture non sono così efficienti, magari c'è da migliorare, da investire, appunto anche lo scorso abbiamo fatto la sera con il responsabile del piano sportivo andava in questa direzione. Io credo che qualche cosa di buono l'abbiamo fatto, io parlo di tantissimo, perché dico sempre che se non ci sono gli impianti, lo sport non è che si fa, se non altro facilmente. Giustamente lì che ci ancora facciamo piazza, vero? Noi lo facciamo anche senza calzettoni, senza scarpine da gioco, senza mai niente, no? Ma io mi ricordo della parrocchia che andava così, andare a casa con le scarpe, con la muta bianca perché la vede consumate, oggi non è così, io ricordo i miei figli che volevano tutto, un posto, eccetera. Allora, le esigenze sono cambiate, no? C'è un vecchio interprese che diceva che io non cito, lo chiamavo il signorino, no? Ti faccio sta battuta per dire prima eravamo tanti senza esigenze, adesso siamo forse di meno però con tante esigenze, questo vuol dire che siamo di meno però vogliamo tutto a posto eccetera, poi questo è un po' qualche decennio fa, però c'era questa battuta, quindi cambio di esigenze di fatto vanno a cambiare anche il budget di spesa magari delle famiglie, quindi in qualche modo dobbiamo tenere presente che oggi c'è bisogno di impiantistica adeguata per motivi anche di sicurezza, perché anche sul discorso di sicurezza diciamo siamo cresciuti notevolmente e quindi è necessario, secondo me, continuare a investire anche con il suggerimento del codice, perché io
letto così poi sia, mi sono reso conto anche tanto da studiare a Vieti dove c'è stata questa riunione di 4-5 di discorso di dire. Però il CONI è una struttura sana di questo paese, noi dobbiamo dire, da dove le strutture riescono a rispondere anche dopo decenni o più anni di attività in maniera specifica e puntuale alle esigenze di una nazione, noi dobbiamo dire, non ci dobbiamo vergognare, perché se ci vergogniamo pure le cose che funzionano, veramente insomma dovremmo smettere anche di non fare. Allora io credo che il CONI ha una sua forza, una sua, come posso dire, presenza nel territorio nazionale e nella nostra provincia, devo dire che è stato sempre presente anche, diciamo, ultimamente la sala delegata, qui c'è un presidente della Commissione di Amministrazione, oggi mi sembra che la struttura è più snella, di quella mia, insomma, è più diretta. Però io credo che questa presenza in qualche modo qualifica anche l'impiantistica sportiva, nel senso che nel momento stesso che il comune decide di fare il campo scuola, vi ricordo del conto che abbiamo dato più volte, voi l'ha detto, diciamo, con quelli che seguono la pratica leggera, e domani forse si consegnano la loro, vi do questa notizia in estemporanea. Perché non sono stati consegnati? Perché in questo paese vige sempre la norma precauzionale. Allora, se tu non hai la certificazione antimafia a posto, se non, insomma, adesso non puoi, magari se la cosa è finisco perché non è stato consegnato prima, fatto la domanda qualche giorno che prima ha fatto il campo scuola, è stato assegnato, aspetta che arriva la certificazione antimafia, arrivata la certificazione, oggi dovrebbe scadere il 30° giorno e domani, diciamo le scongiuri, domani si consegnano i lavori, però questa è l'Italia, io non la posso cambiare, perché quando ad una, diciamo, ad un appalto come quello del campo scuola, insomma, mi sembra che i lavori sono 150.000 euro, la parte 330, 320, non ricordo, partecipano un numero pazzesco di imprese da tutta Italia. Purtroppo la procedura deve rispettare. Io questo non posso ignorarlo, che c'è una procedura che va rispettata. Quindi mi auguro che anche la riattivazione, l'adeguamento, insomma, del campo atletico, detto ovviamente campo scuola, sia un motivo proprio per spingere i giovani, le scuole a fare attività sportiva e anche a concorrere ovviamente in maniera scolastica o oltre la scuola, magari facendo dei campionati, facendo dei nidi, per carità, però insomma avvicini di più proprio perché c'è un bel impianto. L'impianto è significativo, giustamente diceva io, ricordiamo all'Olimpia per vedere un impianto che solo il fatto di vederlo diventa gli occhi, è giusto che ci siano gli impianti adeguati, o almeno iniziamo a fare quegli impianti più importanti, funzionali, che siano anche, come posso dire, una sorta di biglietto da visita quando faccio venire quelli di Frosinone, di Roma, eccetera, che anche quella è una presentazione della città. Io spingo per fare questo benedetto Camporocchio per adeguare, perché guarda che mese sta andando pure bene il campionato, sta di Camporò, l'ho fatto ovviamente perché dovevo farlo, ma l'ho fatto anche perché reputo che sia opportuno che quando una persona la porta a casa tua, trova una casa decente, non dico una casa signorina, ma quantomeno una casa giusta, che sia presentabile. Noi abbiamo tante associazioni, qualcuna funziona meglio, perché noi abbiamo dire che tutti siamo bene, qualcuna funziona di più, qualcuna meno. Cioè abbiamo una presenza notevole di famiglie, quindi di giovani che si interessano allo sport e cerchiamo anche qui di come posso dire, di dare una maggiore gamma di scelta, cioè che non sia solo il calcio, il basket, cioè ci sono tante attività, tante discipline sportive, qui ce l'abbiamo continuata, non so se sono 50 del sport, esatto. Gli altri, sicuramente sì. Esatto. Quindi questo secondo me è un modo anche di individuale, soprattutto per il ragazzo, l'attività sportiva più confacente alla propria fisica, alla propria azione, insomma, a tutto quello che è contenuto sociale importante. E il contenuto sociale che serve perché è un'attività che si può iniziare. Unisce migliaia e migliaia. Quindi io sono contento di che si faccia questa partizione, veramente mi auguro che di chiudere anche questo aspetto convenzionale, in qualche modo, che assicura, almeno dal punto di vista formale, il proseguo di un'attività del CONI che io sottolineo che è un'attività importante per l'Italia. Questa insieme, la fare insieme, da fare con le società sportive e soprattutto da far crescere questo mondo un po' dello sport
che è un mondo che favorisce l'aggregazione, favorisce, diciamo, la crescita di questo patrimonio sociale, perché quando noi parliamo di patrimonio sociale, parliamo di cultura, parliamo di sport, parliamo di attività che si fanno insieme, cioè per fare una via di vita. Allora, se una persona decide di vivere in un posto, lo fa anche se in quel posto c'è un patrimonio sociale. Cioè io non vado a vivere in un posto magari perché non c'è lo sport, perché non c'è la cultura, ovviamente magari perché non c'è il lavoro, però se c'è anche il lavoro, c'è anche il patrimonio sociale, io scelgo meglio quel posto rispetto ad altri. Quindi vedete, alla fine, quando si parla di bene comune, di benessere, di crescita, di sviluppo, parliamo di tante cose. Ovviamente l'aspetto economico è fondamentale, ma insieme all'aspetto economico ci sono altri aspetti che favoriscono la crescita di un territorio e di una comunità. Cioè, tanti auguri per domenica, sabato, benissimo. Io ringrazio il sindaco Michelini per queste parole, perché ormai sono 4 anni che ci frequentiamo, quindi stiamo lavorando bene. Sicuramente è importante, in realistica è questa. Noi abbiamo anche tante persone che nemmeno sono affiliate con noi, ma che fanno attività sportiva, i runner, questi che fanno le maratone, le mezze maratone, le corse di 5 km, sono un'infinità. È una realtà, lo sport va rispettato effettivamente per quello che dà alla popolazione, ai cittadini, a tutti, ai bambini. E su questo noi stiamo lavorando, non è un business, non è niente, è soltanto amore per lo sport e cercare di dare un servizio. Seguendo le parole sentite di Barelli poco fa, io penso che se saremo ancora noi il prossimo anno, dopo la termine di tutte queste elezioni, io penso di organizzare una settimana dello sport, cioè nel senso di mettere insieme cultura, convegni, tavole rotonde, ecco, quella settimana sarà dedicata a questo festival dello sport, che chiaramente si svolgerà anche nelle piazze, oltre che dentro qualche aula magna o eccetera. Quindi studieremo una cosa simile per i prossimi anni. Comunque grazie per la collaborazione. Grazie a voi, sentiamo se ci sono domande da parte della stampa. Capelli da tennis, venerdì, sabato, domenica. No, tutto chiaro, possiamo anche trasferirci nella sala.